Ciao a tutti, oggi con la mia solita pasta frolla per crostate e biscotti realizzerò una ricetta molto golosa. Quindi cominciamo a mettere nel boccale tutto lo zucchero. Azionate il bimby, 10 secondi, velocità 10. Inserite tutta la farina, mettiamo tutto il burro, un pizzico di sale, il lievito e qualche goccia estratto vaniglia. Azionate il bimby 20 secondi, velocità 5. Ecco la pasta come si dovrà presentare. Guardate che morbida. Quindi adesso la compatto e la avvolgo nella pellicola. Lascio in frigo per 30 minuti. Ho ripreso la pasta dal frigo. Quindi cosa facciamo? Allora, vi spiego, io un paio di anni fa ho comprato questo stampo che è adatto appunto per questi biscotti, è in silicone. Se non avete questo stampo, prendete la pasta e create semplicemente dei bastoncini da poi porle direttamente nella teglia. Quindi cosa facciamo? Io invece faccio così, faccio il bastoncino di 6 centimetri. Poi me lo ritaglio naturalmente. Così. E quindi lo adagio nella mia teglia. In questa maniera. Portiamo in forno a 180 gradi, forno precedentemente preriscaldato, statico. Per 10-12 minuti. Sciogliete il cioccolato a bagnomaria. Quindi cosa facciamo? Prendiamo i nostri biscottini, così, con una pinza, e li immergiamo nel cioccolato, in questa maniera. Togliete l'eccesso. E li adagiamo sopra un foglio di carta forno.